Bentornati amici, questo video è molto interessante. Voi mi conoscete bene e sapete quanto io sia legato alle auto sportive, rumorose, principalmente racchiuse tra gli anni 80 e gli anni 2000. Quindi da come avete letto nel titolo vi chiederete: Matteo, come mai porti un'auto elettrica sul canale? Primo perché sono davvero curioso. Ultimamente si parla molto dell'elettrico, quindi volevo dare un parere, ma senza averla guidata prima sarebbe sciocco farlo. Un altro motivo per il quale porto la Jaguar I-Pace sul canale è perché lo 0-100 dichiarato da casa madre in 4,8 secondi è davvero molto interessante. Ed infine non ho saputo dire di no a Jaguar, che mi ha dato l'opportunità di testare quest'auto per 9 giorni a titolo gratuito. Io, ragazzi, come penso voi avrete immaginato, non amo le auto elettriche. Per tanti motivi, uno fra questi, sono terrorizzato dal fatto che un domani l'elettrico possa privarci delle nostre tanto amate Youngtimer. Però ho voluto testare con mano di cosa si tratta. Alla fine questa Jaguar I-Pace riuscirà a farmi cambiare idea? Lo scopriremo nel video. Vi chiedo anche la cortesia di commentare qui sotto in maniera molto sincera cosa ne pensate delle auto elettriche, del mondo elettrico, delle infrastrutture, di tutta una serie di cose che vedremo in questo video che, essendo piuttosto lungo, è stato suddiviso in più paragrafi. 1. Introduzione alla macchina. Le infrastrutture. Reazioni di guida di amici e parenti. Paragrafo del viaggio in elettrico, viaggio bello lungo dove sono successe un po' di cose, soprattutto legate alle infrastrutture, all'ansia del fatto di rimanere a piedi con sta macchina, perché... E la mia esperienza personale di guida a bordo dell'elettrico, nella fattispecie la Jaguar I-Pace. Buona visione! Benvenuto in Jaguar. Siamo al concessionario England Star e questa qui è la Jaguar I-Pace, prima vettura elettrica del marchio. Parliamo di una vettura con 400 cavalli di potenza suddivisi in due motori da 200 cavalli ciascuno, quindi abbiamo una vettura con trazione integrale. Una vettura completamente elettrica con una batteria da 90 kWh che si può ricaricare in vari modi. Abbiamo un sistema classico a ricarica, diciamo, domestica, che permette una ricarica lenta, diciamo più che altro per situazioni d'emergenza, con presa Siemens da 2,5 kW, oppure il classico cavo da colonnina che può ricaricare fino a 11 kW, il che ci permette di ricaricare la vettura in una notte. Ma Jaguar I-Pace si può ricaricare anche in corrente continua, e in corrente continua la batteria supporta 50 o 100 kW, il che ci permette di ricaricarla in meno di un'ora. Mi dà un'ora e 58 minuti per la ricarica completa. Speriamo ci metta un po' meno, perché io devo mangiare un panino, non è che devo fare il pranzo di Natale, intendici. Allora, la vettura ha il sistema keyless entry e ha il sistema di maniglia scomparse già introdotto su Range Rover Velar, che ci permette un accesso facile senza utilizzare la chiave. 9,20 euro per un Capri, una bottiglia di San Pellegrino e un caffè, e devo anche mangiare fuori perché all'interno dell'autogrill, periodo Covid, non puoi mangiare dentro. Vettura premium con interni in pelle Windsor, impianto Dolby Surround da 825 watt con 14 altoparlanti, connettività estesa con Android Auto ed Apple CarPlay, navigatore connesso, radio DAB ovviamente. Si è incollata la carta al panino. E il sistema di navigazione è connesso e integrato alla rete di colonnine pubbliche, il che ci permette di orientare i nostri viaggi in funzione appunto delle stazioni di ricarica, in modo da essere tranquilli e non avere l'ansia da ricarica. Mangia piano, Matteo, perché ci abbiamo 2 ore. Da questa parte c'è il menu EV personale, che ti permette di gestire tutta la parte motore elettrico, compresa la frenata rigenerativa. La puoi impostare su un sistema alto o su un sistema basso. Col sistema alto però avrai il vantaggio di non utilizzare assolutamente il pedale del freno, perché la macchina, vedrai, frenerà appena sollevi l'acceleratore. Quanto tempo sarà passato? Ancora poco. Mi prendo un caffè, va? Inoltre hai guida assistita di secondo livello con cruise control adattivo e lane assist con assistente al mantenimento corsia, nonché blind spot assist sugli specchietti retrovisori. È un SUV, quindi hai anche le sospensioni pneumatiche per gestire la macchina in altezza. Qua è il navigatore, come vedi è connesso a Google Maps e come puoi vedere ti dà anche le stazioni di ricarica più vicine. Inoltre puoi anche andare a impostare il viaggio in funzione dell'autonomia. Selezionando il selettore
La vettura elaborerà il percorso in funzione della destinazione e delle colonnine presenti lungo il percorso. Da qui attivi il cruise control, dopodiché regoli la distanza di sicurezza in modo tale che la macchina si accodi in modo adeguato. Praticamente sono 5 minuti che non tocco né il pedale del freno né quello dell'acceleratore. Fa tutto lei. E se ti vuoi divertire, Matteo, modalità dinamica. 3, 2, 1. E vola via. 2, 1, giù. Da 80 all'ora anche. Non ce n'è proprio. Incendiamo, ragazzi. 3, 2, 1, parti! Ok. Fatto partire avanti. Oh my god! Gli ho dato anche 10 metri, ma se ne va! Ok, ok, interessante, devo dire, veramente interessante. Abbiamo fatto questo test con una Mini F56. Che è un pochino preparata, l'avete vista in un altro video, e la macchina eroga 330 cavalli, quella lì dietro a me, ma non ce n'è per nessuno proprio con questa. E con la modalità dinamica scateni il bolide. Yes, mi piace. Un'altra cosa molto utile che fa, che ti segnala quando qualcuno ti sta sorpassando. Ora si accenderà un LED sullo specchietto sinistro perché mi sta per sorpassare una Mini. Visto? Proprio nell'angolino dello specchietto un ledino arancione che si accende quando qualcuno mi sta sorpassando, quindi la macchina non fa null'altro che avvisarmi quando arriva qualcuno. Modalità cruise control, sono a 92 km orari, è appena passato un missile. È comodo perché lui mantiene la distanza di sicurezza dall'auto che ci precede, tant'è vero che ora sono a 76 km orari. Cosa devo fare per tornare alla velocità preimpostata? Semplicemente mettere la freccia e andare nella corsia libera. Ecco che l'auto accelera di nuovo e riporta la velocità a 92 km orari, quella che era stata preimpostata, perché davanti a noi non vede nessuno. Sono a 110 all'ora, ha rilevato un camion davanti a me e ha fatto scendere la velocità a 85 km orari. Mantiene una distanza costante dal mezzo che mi precede. Fondamentalmente così è come guida mia moglie. Riesco a sentire il suono della batteria, il suono del rotolamento degli pneumatici. È tutto molto strano, molto diverso. Si viaggia che è una bellezza. Mi sudano le mani. Su un'auto elettrica mi sudano le mani. Is it possible? Tira che fa paura. Unica marcia. Pronto? Franky, quanto tempo! Grande Matte! Che fai, bello? Sono davanti a una colonnina, sto ricaricando un'auto elettrica. Poi ti racconto, ma dimmi di te, come stai? Ehi! Piccola, come va? Sfrutto l'occasione. Tutte quelle chiamate che non riesco a fare le posso fare adesso, visto? Buongiorno! Scusa Gio, non ti ho chiamato ieri, non ce l'ho fatta. Di nuovo ragazzi, stesso problema. Ricarica non disponibile, codice errore, bla bla bla. È la seconda volta che si interrompe la carica. Quindi devi andare lì, staccare tutto, riallacciare tutte le varie prese, rimettere la tesserina e iniziare da capo. Ok, ricollegata. Di nuovo alla presa. Autodiagnosi. Siamo ripartiti. Sto passando un po' il tempo perché manca un'ora e mezzo e quindi non so che fare. Ciao ciao. Ciao. Cioè questo ha staccato la pistola, non arriva e quindi sta impazzendo perché hanno fatto i cavi corti. Un fallimento ragazzi, me ne vado perché si interrompe la ricarica, è successo 4 volte. Ma mi sono anche un po' innervosito, adesso provo a via della Pisana. Mi dice che ricarica completata e qua mi dà 190 km di autonomia, la ricarica al 58%. Cioè.
passato praticamente mezza giornata a cercare di ricaricare la Jaguar. Ci riprovo, tessera autorizzata. Ho agganciato 58% 1 ora e 12. Sta caricando, sembra che questa colonnina vada meglio. Ho appena scoperto una bella grana. Non puoi attivare nessun tipo di funzione qua dentro, anche il solo abbassamento dei finestrini interrompe la ricarica. Che carini questi signori, sono parcheggiati tutti qua dietro perché stanno aspettando che i figli escono da scuola, quindi se io avessi finito la ricarica comunque sarei bloccato ancora 15 minuti. Siamo di nuovo in carica, 62%. Se sei all'interno della vettura e l'auto si sta ricaricando, devi stare fermo immobile. Posso aiutarla, signora? Hanno parcheggiato nel posto dove io dovrei ricaricare, ho anche prenotato con l'app e la postazione, però non riesco a ricaricare perché il cavo non arriva e il posto dedicato è occupato. Speriamo che è uno di questi che è andato a prendere i figli a scuola. Perché sto aspettando, la mia speranza è questa. Come si trova con l'elettrico? No, io mi trovo bene, è fantastico, è... cioè io sono soddisfatta dell'auto in sé, sono soddisfatta del concetto, guido felice, guido a cuor leggero, vado ovunque perché sento che sto facendo bene, però le infrastrutture intorno sono carenti, non ci sono e la gente ancora non è educata, quindi è vero, è quello che penso anch'io, sì. Ecco, vedi, la signora non sapeva che cos'è questo. È andata a prendere la ragazzina, insomma, nessuno vuole dare la colpa alla signora che è andata a prendere la figlia, per carità. Però vedi, questa è anche una mancanza di educazione. Ma non un'educazione che la signora è maleducata, ma mancanza di educazione a questo nuovo settore. Confermo la mia scelta e non tornerei mai indietro. Per vari motivi, per la sostenibilità o anche per una questione di piacere di guida? Comfort? No, anche comfort, piacere di guida, proprio concezione di guida, tutto. Qui c'è una Tesla che aspetta che io vada via. Ho finito, chiudo, ricarica 100%. Il range di carica della batteria deve essere tra il 20 e l'80% per avere la massima efficienza, diciamo, della batteria. Siamo a 68, arriverò penso all'80-85, insomma, il tempo di andare a fare una passeggiata per il centro di Roma e vediamo quanto ci mette. Ora sono le 6:15, vediamo tra un po' che succede. Dunque ragazzi, è passata 1:20, siamo a 77%, siamo partiti dal 68, quindi un 10%, dai, un 10% per 1 ora e mezzo circa. Aiuto! Giorno 3. C'è anche la regolazione a volante. Teniamolo basso, che in modo che possa piacere anche a mia moglie. Non c'è il cambio? Perché quella, l'altra nostra ce l'ha. No, però... Ah, ok. Sembra che sto andando con la macchina spenta. Vero? Oddio! Morbidissima. Non... Guarda che se schiacci l'acceleratore parte vola. Parte a bomba? No, non parte a bomba, però costante. Vola. Un aeroplano. Partenza per Milano 2. Vai, vai. Mamma, ho paura, okay, perché okay. C'è lo sto... Oh, ma frena da sola? Sì, un po' più... Ok, si può togliere questa cosa? Sì, ma adesso... Siamo... Cioè, c'hai la doppia opzione. Perché c'è il freno motore. Però ti ho notato una cosa di questa automatica. Già hai notato, è accesa, sì. 3 secondi fa già. Senti che silenzio. Infatti è un po' yoga questa macchina. Comunque si guida con un dito, Ma adesso è spento tutto, no? No. Start e stop. Spegni. Ho visto, hai notato anche qui in una cornice questo, molto bello. Che ne pensi degli interni? Sono belli, Guarda che console centrale. Mi piace perché è super tecnologico. Tutto touch, ovviamente. Volante pazzesco, È immediata la coppia, ragazzi. Non ha marce, è infinita. Bello! Però. Oh, porca. Guarda come partono le ruote. Ma sì. Senti che roba! Ma fa impressione che non cambia, sia infinita. E come sterza? Una coppia paurosa. No, ma è. Sta sui binari. C'è il signore qua dentro, mamma mia. Ma è salito, sono a Jaguar. Non sentire niente. Non so come è.
Il volante mi piace, lo sai. Mi piace che non è il super leggero, non è proprio tarato per la città. Mi piace, vedi, Jaguar c'ha questo, un po' questo heritage sportivo, quindi... Porca... Wow. Sì, stavo a tanto all'ora così. Quando dicono le macchine elettriche, le macchine elettriche, le macchine... Ci devi salire. Ci devi salire. Esatto. Ci devi salire, poi capisci. Cioè... Te togli il respiro, ma te... Non è tanto la cioè l'accelerazione, capito, da 0 a 100. È la velocità che prende quando stai già a 100 all'ora, capito? Perché la coppia arriva subito, quindi te devi filare in sorpasso. Sta caricando? Posto. Vediamo quanti kilowattora. Bella? Mazza, quando ci sali ti senti un re. Con quel volante, con quel sedile, con quell'accelerazione. Infatti adesso sai che acceleri? Ieri. Anche perché guardate un po' intorno. Noi dobbiamo camminare per andarci a fare 2 ore di aperitivo. Sono le 5:20, alle 6 chiude tutto, lockdown. Noi per fare l'aperitivo siamo a 3 km dalla colonnina. Per ricaricare fino all'80% ci vorranno 8 ore, ma a te ti sembra normale, Gabriele? Mi sa che stiamo a Ponte Miglio stasera. Bravo, va. Dormiamo qua? È un po' un deterrente questo, ragazzi. L'auto è bella, ma è la città che non è predisposta per questo mondo qui. Finché non c'è l'infrastruttura non si può fare niente. Giorno 4, buongiorno, si parte. Eccoci qua, di nuovo un freddo della Madonna. E stiamo aspettando che si carichi qui la macchina, perché dobbiamo avere il 95% di batteria per arrivare in Toscana. Destinazione. Perché... No, che magari a destinazione. Alla prossima. Alla prossima, che sarebbe in Val di Chiana. Siamo in Val di Chiana, questa carica molto più velocemente, come potete vedere, 97 kW. Cerchiamo di andare almeno fino all'80%. E non c'è niente di aperto, ma non si può, non si può, questa è una vita che non... Tra l'altro qua mi sa siamo in zona marrone. Senti che gianna, ragazzi. Molto più veloce, come potete vedere, 78 kW, quindi diciamo che in un'oretta siamo fuori di qui. Però, fai vedere cosa c'è intorno. Il deserto. Ragazzi, l'unica cosa aperta qua è il Mac, vogliamo gonfiarci? Andiamoci a gonfiare un po' di rane. Il viaggio va da Roma a Piane di Bocconi, ci vogliono più o meno 4 ore. Noi partiamo con la carica a bomba. Il primo stop lo facciamo in Val di Chiana, che però non è un autogrill, quindi dobbiamo uscire dall'autostrada, pagare il casello e recarci alla colonnina, che per fortuna è quella che ricarica molto velocemente. Dopodiché dobbiamo rimboccare l'autostrada e recarci al secondo stop, che è Pistoia. Quindi riuscire dall'autostrada, ripagare il casello e andare alla colonnina, che questa volta però è quella un pochino più lenta, quella intermedia diciamo. Dopodiché riprendiamo l'autostrada e finalmente arriveremo a destinazione. Impiegheremo circa 8 ore per fare un viaggio che normalmente faresti in 4 ore. Viste le premesse, tu viaggeresti in elettrico? Devono mettere sull'autostrada le cose di ricarica, una follia che non ci sono. Voto no. Solo in Italia. X per queste auto elettriche in autostrada X. Siamo arrivati a Brema. Cioè, siamo partiti alle 2 praticamente del pomeriggio da casa e sono le 9 di sera, siamo ancora a Pistoia. Tra l'altro questa è una vettura molto pesante che con 4 persone a bordo, con tutti i bagagli, ovviamente ha un'autonomia ancora più limitata. Ma questa è veloce, è veloce. Sì. Tra una quarantina di minuti potremo partire verso la destinazione. Evviva! Il viaggio in elettrico? No. Assolutamente no. Non ci sono ancora le infrastrutture. Per fare 500 km, 12 ore. Sono 400. Vabbè, uguale, ho esagerato. In ogni caso, a me Jaguar I-Pace è piaciuta moltissimo. Piacere di guida indiscutibile. Grande comfort. Grande dinamicità, pedale dell'acceleratore istantaneo, zero lag, macchina molto veloce,
Bella, bella da guidare, assolutamente. Ma a te ti piace più l'elettrico o ti piace più il motore a scoppio? Che domanda, cioè, mai nella vita l'elettrico per me. Ma per mia moglie, per tutte le persone che hanno provato quest'auto in questo video, sicuramente è un'auto fantastica, è l'ideale, soprattutto perché rispetta l'ambiente. Tra un po' di anni le infrastrutture miglioreranno, è un dato di fatto, e quindi noi comunque dovremmo affacciarci sempre di più in questo mondo. Mi fa paura? Sì, mi fa paura. Ho paura che le auto elettriche possano privarci un domani delle nostre tanto amate Young Timer. Speriamo non succeda. Devo essere sincero nel canale, nonostante Jaguar sia stata squisita a farmi provare quest'auto, però l'amore per i motori veri, quelli termici, per me non morirà mai, e sono sicuro che anche per voi. Anzi, sapete che dovete fare? Commentate qui sotto, ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate delle infrastrutture, delle auto elettriche, di quello che ci prospetta il futuro, di tutta una serie di cose legate a questo video. Vi ringrazio, grazie ancora una volta per la visione, mettete like nel video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così quando carico un nuovo video vi verrà notificato da YouTube. E come al solito noi ci vediamo nel prossimo episodio, un grande saluto, un abbraccio da Matteo Torrisi, ufficiale del pilota, ciao! Ah, Jaguar, comunque, ottimo lavoro!